Benvenuti ad una nuova puntata nel nostro magazine di informazione religiosa La Chiesa nella Città. Questa settimana iniziamo da una celebrazione sempre solenne, la dedicazione della Chiesa Cattedrale, il Duomo, la casa di tutti i milanesi. Siamo chiamati ad essere casa di preghiera perché senza la relazione con il Padre che ci ha creati noi rischiamo di essere... Perduti in una solitudine in cui gli altri sono un fastidio e un pericolo, mentre la nostra vocazione e ad essere fratelli tutti. E' questo l'auspicio che l'arcivescovo scandisce dal pulpito maggiore del Duomo nella festa liturgica della dedicazione della cattedrale. Una consegna che si fa invito a contemplare la meraviglia e la potenza artistica del Duomo, casa di tutti i milanesi, espressione della fede millenaria della Chiesa ambrosiana, da cui trarre un preciso insegnamento, così come suggerisce l'arciprete, Monsignor Gian Antonio Borgonovo, nel saluto introduttivo. Oggi insieme con tutta la veneranda fabbrica del Duomo vogliamo anche ringraziare il Signore per il cammino sin qui percorso a partire dal 16 ottobre 1387. Un pensiero è anche per l'opera Mondo di Pane, un grande globo di 100 kg che posta venerdì scorso, giornata mondiale dell'alimentazione ai piedi dell'altare maggiore, vi rimarrà fino al 30 ottobre, un'iniziativa voluta dall'Associazione dei Panificatori Milanesi. A tutti i fedeli ambrosiani si rivolge la riflessione del vescovo Mario, che presiede il pontificale solenne, concelebrato dai canonici del capitolo metropolitano, tra cui il primicerio del Duomo, il vescovo Monsignor Angelo Mascheroni, festeggiato per i suoi 91 anni e nel trentesimo di ordinazione episcopale. Il filo rosso che annoda l'intera riflessione dell'arcivescovo è la prima lettura con i famosi giganti dei tempi antichi, esperti nella guerra, del profeta Baruch. È evidente il riferimento a ciò che sta accadendo. Il tempo dominato dai giganti esperti della guerra sembra sull'orlo di frantumarsi in mille frammenti che si accumulano senza un disegno. Qui può risuonare la profezia di Baruch, che suggerisce una visione diversa del mondo, una offerta di comunione, una occasione per edificare la dimora rassicurante per i figli degli uomini. Casa splendida come il Duomo, la cui dedicazione ogni terza domenica di ottobre da secoli e secoli diviene un momento privilegiato di riflessione. La festa della cattedrale è un'occasione per noi milanesi per sentirci fieri di un'opera così straordinaria e per sentirci a casa nostra nel nostro duomo, in questa chiesa, in questa terra. La vocazione di tutti gli uomini è quella di essere fratelli e sorelle, fratelli tutti secondo l'enciclica di Papa Francesco. Non manca infine la sottolineatura del significato simbolico dell'opera Mondo di Pane. Una gratitudine particolare ai panificatori che hanno posto questo segno di augurio perché per tutti gli uomini, per tutto il pianeta ci sia pane, ci sia un'alimentazione degna perché l'uomo possa realizzare la sua vocazione. Ebbene, lo sapete, naturalmente i tempi si fanno cupi e anche nei mesi scorsi sono stati particolarmente drammatici a causa della pandemia, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dell'emergenza lavorativa, dell'emergenza economica. Hanno sofferto anche le parrocchie, naturalmente, in questo contesto, prima di tutto dal punto di vista spirituale, ve lo abbiamo raccontato in molti modi, attraverso molti esempi nei mesi scorsi prima della pausa estiva, speravamo di non doverlo fare quest'anno, adesso, in questa stagione, ma tuttavia eh, dobbiamo dare rilievo a questa notizia che è positiva e che pure ci parla di tanta, tanta complessità. Sentiamo. Più di 9 milioni di euro è la cifra che la Diocesi di Milano ha ricevuto per affrontare l'emergenza Covid dalla Conferenza Episcopale Italiana, che nell'aprile scorso aveva deciso di erogare un contributo straordinario alle diocesi italiane per sostenere tramite i fondi dell'Otto per Mille persone e famiglie in situazioni di povertà e di necessità, così come enti e associazioni. Dopo opportune verifiche e valutazioni delle scorse settimane, questo rilevante contributo verrà ora distribuito in modo capillare sul territorio dell'intera Chiesa Ambrosiana, Tre capitoli di spesa parrocchie, aiuto alle famiglie per sostenere le rette scolastiche nelle scuole dell'infanzia, enti culturali e caritativi. In particolare, 3.106.000 euro andranno a 195 parrocchie. Che si sono trovate in difficoltà nell'affrontare le spese ordinarie a causa del calo delle offerte dovuta alla sospensione delle messe domenicali nei mesi di marzo, aprile e maggio. Si tratta di parrocchie distribuite in modo omogeneo su tutto il territorio della diocesi. Grazie al fondo straordinario della CEI compenseremo questi mancati introiti. Inoltre, proprio il senso di responsabilità dei parroci ci ha permesso di intervenire solo nei casi più gravi. Infatti, alcuni hanno rinunciato e altri addirittura, anche grazie alla generosità di principi. I privati cittadini hanno raccolto risorse per i loro confratelli che si aggiungono allo stanziamento dell'otto per mille. È un bel esempio di solidarietà, ha spiegato Monsignor Bruno Marinoni, vicario episcopale per gli affari generali e moderato curie dell'Arcidiocesi. Altri 2 milioni di euro saranno assegnati a genitori cui figli frequentano le scuole per l'infanzia di ispirazione cattolica. Gli istituti coinvolti sono 500, i beneficiari 5.000 famiglie, con ISE annuo inferiore a 20.000 euro. Infine, gli enti diocesani che riceveranno complessivamente 4.130.000 euro, di cui 1.800.000 derivanti dal cosiddetto fondo emblematico, assegnato a diocesi come quella di Milano, colpite in modo particolare dalla pandemia. Tra i beneficiari realtà pastorali e culturali come la Fondazione degli oratori milanesi, il Museo diocesano, la Biblioteca Ambrosiana o enti caritativi come la Fondazione San Carlo, Casa della Carità, Consorzio Farsi Prossimo di Caritas Ambrosiana. Uno sforzo straordinario, questo, che si aggiunge agli interventi ordinari della Diocesi, ad esempio attraverso il Fondo San Giuseppe, resosi necessario per rispondere all'aumento delle domande di aiuto. E naturalmente intendiamo approfondire ulteriormente questo argomento. Intanto vi rimando al portale della Diocesi, www.chiesadimilano.it, dove potrete trovare ulteriori notizie. E però siccome vogliamo avere uno sguardo comunque positivo sul futuro, sulla metropoli, vi proponiamo adesso un breve stralcio di un'intervista realizzata con il docente di sociologia generale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, molto noto, Mauro Magatti, proprio su Milano. E il futuro e anche l'impegno delle istituzioni di quello che sono stati finora diciamo i segni di fronte alla pandemia e poi vi spiego perché questo stralcio milano spesso definita come la capitale morale economica dell'italia non vi è dubbio che negli ultimi tempi abbia vissuto un'esplosione anche di presenza internazionale, successi, però col Covid-19 Milano è diventata la capitale del rischio, è passata da città leader a città pericolo. Quali risorse sono presenti secondo lei nella nostra storia, nella cultura e nella fede ambrosiana? Beh, Milano è stata come altre grandi città, Parigi, New York, eh, Londra, l'epicentro del virus, questa è una cosa significativa, no? perché sono state, sono state coinvolte le grandi metropoli avanzate, forse perché hanno tante persone che ci vivono, forse perché c'è un grande inquinamento e quindi Milano, come le altre grandi città, si deve interrogare se il proprio modello di sviluppo, quello che abbiamo perseguito negli ultimi decenni, è quello giusto, se invece il virus ci dice che assembrare tante persone tutte insieme espone a dei pericoli e se dall'altra parte Forse eh, abbiamo immaginato un modello di città che non era realistico, come il virus ci insegna. Dunque Milano eh, può rispondere a queste domande recuperando la sua vera anima, che è la sua anima ambrosiana, fatta insieme di cultura del lavoro, ma di cultura della solidarietà. Se ripartiamo da lì, Milano non solo uscirà bene, ma uscirà migliore. Le istituzioni sono apparse impreparate di fronte alla crisi, non solo istituzioni politiche, anche proprio istituzioni sociali, di convivenza civile. Come ricostruire il rapporto di fiducia tra il cittadino e queste istituzioni, appunto. Ma le istituzioni sono delle costruzioni umane, quindi eh, insomma, sono sempre imperfette. Le nostre istituzioni sono state prese di sorpresa dal Covid, come è stato evidente. Dobbiamo al tempo stesso dire che in paesi, pensiamo all'Africa, all'India, dove le istituzioni sono molto più scassate, il Covid eh, diciamo, fa disastri maggiori. Eh, le istituzioni, ehm, le nostre come sempre, tendono a, a diventare un po' ottuse cioè a vedere la realtà solo in un certo modo, per come la prevedono, per come sono capaci di comprenderla. Ecco, il Covid ha detto alle nostre istituzioni pensavate di prevedere tutto, ma non è così. E questa è una grande occasione per rinnovare le nostre istituzioni, non solo renderle più efficienti, ma renderle più umane e soprattutto far sì che le istituzioni siano capaci di affrontare con più prontezza, ma anche con più intelligenza le sfide che hanno davanti. Uso questa immagine, eh, le istituzioni, ma anche tutti noi, eh, quando ci raccontavano di quello che stava succedendo in Cina a gennaio, avevamo pensato che era una questione dei cinesi, no? e questo ci fa dire che le istituzioni delle volte, ma anche noi con loro, facciamo finta di non vedere il problema che si sta arrivando. Noi abbiamo tante questioni, la questione della disuguaglianza, la questione del, del cambiamento climatico, che non vogliamo affrontare perché sono lontane. Ecco, questa crisi dice a noi le istituzioni, cominciamo adesso prima che un problema diventi un'emergenza. Ecco, questa intervista fa parte di un più ampio eh, spettro appunto di riflessioni affidate a tre esperti, ossia Magatti come sociologo, il teologo pastoralista Don Paolo Carrara e la psicologa, sempre dell'Università Cattolica, Maria Teresa Maiocchi. L'insieme di questi come ho detto riflessioni e approfondimenti su temi diversi tutte legate all'attualità e riletti naturalmente alla luce della pandemia sono uno strumento il primo passo per prepararsi alla visita pastorale che l'Arcivescovo compirà nella zona pastorale 1 in specifico nella città di Milano all'autunno dell'anno prossimo all'inizio d'autunno anno prossimo ho detto un primo passo per sviluppare la riflessione, il confronto a livello di parrocchia, a livello di consigli pastorali. Sul portale della Diocesi, ancora una volta, www.chiesadimilano.it, trovate l'integralità eh, dell'intera diciamo, proposta e anche le singole. Clip con argomenti diversi, sei sono. Ebbene, eh, per l'importanza, crediamo anche di questo strumento orientativo. Si è deciso anche di proporlo, eh, l'integralità naturalmente delle tre interviste su Chiesa TV. Leggo con voi proprio praticamente in diretta il palinsesto. E quindi è prevista una messa in onda il giorno giovedì 29 ottobre, ricordo 195 il canale, alle ore 22 dopo la replica di questa eh, puntata della Chiesa nella città. E poi ancora domenica primo di novembre, in questo caso dopo la chiesa nella città, la rubrica dei libri, quindi verso le 14 vi sarà questa eh, speciale proposta la vogliamo chiamare proprio così come l'ha peraltro chiamata anche il vicario episcopale della zona pastorale 1 monsignor carlo azzimonti che l'ha voluta e l'ha voluta intitolare sapete come la chiesa nella città e quindi siamo abbastanza orgogliosi adesso è tutto per la prima parte torniamo tra pochissimo con il cardinale martini e quindi restate con noi nei nostri studi da cui usciamo subito per andare all'università Milano Bicocca, seconda edizione della Martini Lecture. Un'altra storia, quella che può sempre iniziare senza dimenticare la responsabilità dei colpevoli e le vittime dell'ingiustizia, se si superano le rigide chiusure di mondi che rifiutano di incontrarsi, di parlarsi, di ascoltarsi. È il grande il tema oggi più che mai dibattuto anche a livello istituzionale dipendolo. e sociale della giustizia riparativa. E così un'altra storia inizia qui, la giustizia come ricomposizione, è stato il titolo della seconda edizione della Martini Lecture. Promossa dal centro Carlo Maria Martini, in collaborazione con l'Università degli Studi Milano-Bicocca, la fondazione Carlo Maria Martini, Bonpiani e il patrocinio della diocesi di Milano. Relatori di eccezione della mattinata dei studi svoltasi presso l'auditorium dell'Ateneo, Marta Cartabia, Presidente Emerita della Corte Costituzionale, e Adolfo Ceretti, docente di criminologia dell'Università Milano-Bicocca. Quello che stiamo vivendo è un momento che interpreta in modo efficace l'intento della nostra Fondazione, facendo interagire il pensiero del cardinale e la sua testimonianza con persone che vogliono assumere le proprie responsabilità nel mondo d'oggi. Spiega Padre Carlo Casalone, presidente della fondazione intitolata Martini, un tema, quello della giustizia, che fu molto caro al cardinale fin da giovanissimo e che divenne poi un pensiero profetico su quella che oggi chiamiamo appunto la giustizia riparativa. Il pensiero profetico del cardinale illumina tutti i nostri cammini e permettetemi di citare alcune sue parole che leggo naturalmente, sono parole del 1997. Eh, occorre fare uno sforzo, pur se talora imperfetto, di far corrispondere a dei delitti delle riparazioni che restaurino l'equilibrio violato non solo in generale, ma nel rapporto tra offensore e offeso, tra delinquente e persona o gruppo colpito dal delitto. Ecco, in queste parole c'è già un programma che eh, rivoluziona completamente eh, il pensiero che per centinaia di anni noi abbiamo prodotto nel campo della giustizia costruire una giustizia orizzontale, una giustizia dell'incontro. Richiamando le frequenti presenze nelle carceri dell'allora arcivescovo che proprio a San Vittore vuole compiere la sua prima visita pastorale, la Presidente Merita aggiunge l'azione del visitare, secondo la logica evangelica di Matteo, è la fonte del suo pensiero. Il cardinale ha avuto delle idee fortemente innovative che sulla giustizia, sul significato della giustizia punitiva, della giustizia penale, che pescano sia dalla sua conoscenza diretta del carcere. Lui ha visitato il carcere più volte, sin dalla sua prima uscita come arcivescovo di Milano, sia dalla riflessione che ha fatto sui testi biblici. E lì potremmo utilizzare un'espressione di Papa Francesco, che non a caso è gesuita come lui, e in cui... Si è colto, si coglie nella sua riflessione che il problema non è tanto quello di punire, rendere giustizia, non è tanto quello di una punizione fine a se stessa, ma di rendere giustizia alle vittime. Ecco, questo duplice sguardo sulla persona, chi ha commesso il delitto e chi. Eh, eh, ne ha subito le conseguenze. Con lo sguardo di, rivolto al futuro per ricreare un legame che è stato rotto, è il contenuto essenziale del suo messaggio e quello ha portato ad approdare alle espressioni della giustizia riparativa che hanno tracce nella Bibbia e anche tante esperienze nella storia. Bene, cambiamo argomento. La scuola dei pueri cantores della cattedrale ha cambiato sede e allora per l'occasione, per visitare i locali e per celebrare l'Eucarestia è arrivato l'arcivescovo di Milano. Noi c'eravamo. un giorno che lieto, il canto eseguito dalla quarantina dei Pueri Cantores della Cappella Musicale del Duomo accompagna l'inizio della celebrazione che l'arcivescovo presiede nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie al Naviglio, prima di visitare i locali della nuova sede della scuola. Questo è veramente un giorno lieto e felice per la presenza dell'arcivescovo, dice in apertura don Claudio Burgio, direttore della Cappella Musicale. È la prima volta che torniamo a cantare in una celebrazione. Quindi. È bello trovarci qua insieme col nostro Vescovo. Di fronte ai ragazzi, qualche genitore, la dirigente scolastica dell'Istituto, il Vescovo Mario, qui accanto in altare, oltre a Don Burgio, il parroco Don Marcello Barlassina, a sua volta osserva. Ho sempre un dovere di gratitudine per voi ragazzi per il servizio che avete fatto e che spero tornerete a fare quando le condizioni ci saranno. Un augurio quest'ultimo particolarmente sentito dai pueri che l'ultima volta hanno cantato in Duomo lo scorso 23 febbraio, accompagnati al piccolo organo parrocchiale dal maestro Emanuele Carlo Vianelli, organista titolare del Duomo e diretti dal maestro Claudio Riva. Si capisce facilmente quanto grande sia il desiderio condiviso di tornare tra le navate della cattedrale. Dai numeri ricorrenti nelle letture del giorno prende spunto l'omelia del dell'arcivescovo, dalla prima lettura tratta dall'Apocalisse, il numero 7. Nella scrittura 7 è un numero importante, tanto che si descrive la creazione come compiuta il settimo giorno. Dunque è il numero de della pienezza, del compimento. Poi il 12 del Vangelo di Marco. ...con la chiamata degli apostoli. E perciò la Chiesa si fonda su 12 eh, colonne che sono i 12 apostoli. 12 dunque dice la, eh, la completezza del gruppo, quello che, eh, davanti, nel quale uno non può mancare. Da qui la conclusione. Ecco questi due numeri, il tempo come tempo della grazia di Dio. Il gruppo come luogo di partecipazione responsabile, il tempo come dire un senso nella storia. Noi vogliamo anzitutto imparare questo. Fiducia che nel tempo si compia l'opera di Dio, responsabilità che la mia appartenenza è necessaria perché il gruppo sia completo. Infine, dopo le parole conclusive del parroco... La consegna di coloratissimi fascicoli con la storia di tanti santi diversi e la visita ai locali della nuova scuola. Portate un tono di bellezza, giovinezza e allegria, conclude l'arcivescovo, rivolto ai ragazzini eredi nel terzo millennio di una storia gloriosa, avviatasi nel 1402 e configurata come scuola dal grande maestro rinascimentale Franchino Gaffurio, a cui è intitolata ancora oggi la cantoria. Ebbene, noi abbiamo voluto chiedere cosa sia questa scuola che non è molto conosciuta al direttore della scuola Cantorum della Cattedrale, ossia Don Claudio Burgio. Qui cosa si fa? Qui si fa un po' tutto perché c'è la scuola, come tutte le scuole statali, anche i nostri ragazzi hanno le loro materie, le loro vicende scolastiche e poi qui imparano la musica, cantano cercano di in qualche modo prepararsi alle celebrazioni in duomo, ai concerti e quindi è una vita che riprende. Da quanto i ragazzi non cantano in duomo? E ormai sono diversi mesi da febbraio, quindi c'è anche una disabitudine, non è facile riprendere a cantare a certi livelli e quindi adesso stiamo intensificando un po' la vocalità, la ripresa del repertorio, però è un'avventura bella e speriamo di poterli riascoltare, rivedere in Duomo, nelle celebrazioni, forse a tutti i santi riusciremo a far tornare i pueri cantores. Ora chi canta in Duomo? Ci sono gli adulti, sono le sezioni dei tenori e dei bassi che in tutti questi mesi, devo dire in maniera molto impegnata e responsabile, hanno sostenuto tutte le celebrazioni. E e devo dire un grande grazie perché si sono veramente impegnati sostituendo i ragazzi e, e cantando e tenendo alto il senso della nostra comunità cristiana. Quante ore di scuola fanno qui i pueri? Arrivano alle 8 del mattino e vanno a casa alle 17.30. Nell'arco di tutte queste ore si alternano momenti di studio, di gioco, di compiti e di canto e di musica. Comunque il programma scolastico è quello dello Stato. Il programma ministeriale viene rispettato in ogni sua parte e, e quindi devo dire per essendo 8-10 ragazzi sono seguiti bene, accompagnati anche nello studio, nei compiti. È una bella esperienza per chi viene qua, molti genitori sono indubbiamente contenti perché sanno di avere i loro figli in un ambiente non solo sicuro ma anche un ambiente educativo perché qui l'accento musicale è importante, ma più ancora l'accento educativo. Non si potrebbe ottenere nessun risultato musicale se non ci fosse il senso di una comunità e una vicenda educativa importante. Da che età a che età e quindi da che classe a che classe? Arrivano qui dalla quarta elementare e ci lasciano dopo la terza media. Molti ex alunni però poi rientrano nella sezione degli adulti e quindi è un po' come una famiglia, una famiglia che va avanti per la verità da più di sei secoli. È una famiglia che, però, in qualche modo ancora, eh, per esempio, mh, vede la presenza degli ex alunni che si sono costituiti in un'associazione. Quindi è una storia bella che continua da molto tempo. Emilia Vacca ha fondato questo modello di scuola e noi portiamo avanti questo modello perché ci sembra ancora oggi il più attuale, il più bello. E mi piace ricordare che Monsignor Luciano Migliavacca, a cui faceva riferimento Don Claudio Burgio, è stato storico direttore della Cappella Musicale del Duomo per moltissimi decenni e il suo nome è iscritto nel famedio dei milanesi illustri. E auguriamo che i pueri della Cappella musicale possano tornare a cantare per la solennità di ogni santi proprio in cattedrale. Ora per noi una segnalazione. Giovedì 29 ottobre alle ore 10 presso l'aeroporto aeronautica militare in viale Enrico Forlanini a Milano. Si tratta di Linate, ma è una zona non pubblica riservata appunto all'aeronautica militare. L'arcivescovo sarà eh, presente per la preghiera della Peregrinazio Lauretana. Si tratta di una preghiera che ha coinvolto e coinvolgerà ancora oltre 20 aeroporti italiani. Proprio nell'anno del Giubileo Lauretano, centenario della proclamazione della Madonna di Loreto, quale patrona degli aeroporti e del mondo dell'aviazione, dell'aeronauti, insomma di tutta questa realtà. E ora per noi la seconda parte è conclusa, ma torniamo tra poco nella terza con due diciamo, proposte che mi stanno particolarmente a cuore. Oggi per chi ci ascolta in diretta di giovedì è la festa liturgica di San Giovanni Paolo II e allora una veglia di preghiera, una celebrazione lo hanno ricordato e noi abbiamo deciso di dedicare il piccolo speciale che talvolta eh, poniamo all'interno delle puntate proprio a San Giovanni Paolo II. E spalanchiamo le porte a Cristo continuiamo a camminare nella speranza. E questo è il messaggio che l'arcivescovo indica ai in molti che, pur nei numeri delle presenze consentite e distanziati, fanno memoria viva di San Giovanni Paolo II nella Basilica di Sant'Ambrogio. Ormai una tradizione, la settima memoria liturgica del Papa Santo, come sempre promossa dall'Associazione Milano per Giovanni Paolo II, in collaborazione con la Diocesi di Milano. Prima la veglia di preghiera e poi l'Eucaristia presieduta dal vescovo Mario. Il titolo della veglia è Il senso cristiano della sofferenza, proprio a sottolineare la vicinanza a chi in questo momento è nel dolore, soprattutto a causa della pandemia. L'ascolto della parola di Dio di brani di Giovanni Paolo, di Tonino Bello e di Papa Francesco Precede la celebrazione eucaristica. Le parole del Vangelo di Luca, con quel prendi il largo e con la figura di Giovanni Paolo II che guarda lontano e spinge al largo verso il nuovo millennio la Chiesa, ispirano l'intera omelia dell'arcivescovo. Giovanni Paolo II ha segnato il passaggio del millennio, il testo e le immagini del grande giubileo, gli eventi di quell'anno, il documento Nuovo Millennio in eunte suscitano in noi l'intensa emozione della profezia. Ed è appunto il senso della profezia che attraversa tutto il papato di Voitiwa a renderlo un maestro che continua a insegnare una sapienza che non è di questo mondo, ma che illumina o dovrebbe farlo la vita di tutti i giorni. Abbiamo un maestro siamo impressionati dalla molle dei suoi scritti. Forse non sempre siamo attrezzati per riuscire a seguirlo nella profondità del suo magistero. Siamo ammirati per la fermezza con cui ha proclamato la dottrina cristiana, ha dialogato e ha sfidato la sapienza contemporanea, entrando nel dibattito con una sua specifica competenza di filosofo, di poeta, di insegnante. Tornano alla mente le immagini delle folle innumerevoli di giovani entusiasti che salutavano nelle GMG il Papa, ma anche il momento della malattia, del silenzio, del dolore. Per raggiungerci, per interrogarci, per scuotere il clima di soffocante grigiore e di confusa incertezza in cui noi ci troviamo, Giovanni Paolo II, ancora una volta, percorre la via delle emozioni. Tocca quella parte di noi che sta più in profondità delle parole logore dei rapporti superficiali, delle frenesie, degli adempimenti. Così Giovanni Paolo II resta vivo in mezzo a noi. Il frutto buono delle emozioni è allora la vocazione, la chiamata a cui rispondere in modo stabile e affidabile. Nella gloria e nella pena, nella buona e nella cattiva sorte, nell'impegno presente, e nello sguardo al tempo che viene, in memoria di San Giovanni Paolo II, viviamo così, come gente piena di stupore, come gente commossa in profondità, che accoglie l'invito. Prendete il largo. E infine, dopo il ringraziamento del presidente dell'associazione, Francesco Migliarese, Ancora una consegna. Vorrei proporre che quel tempo che non impegniamo magari in viaggi, magari in convegni, magari in impegni particolari diventi un tempo in più di preghiera. Io credo che la nostra città abbia bisogno di un rinascimento spirituale. Ebbene, da un santo a un beato da una festa liturgica all'altra. Domenica 25 ottobre alle ore 10.30 presso il Santuario Beato Don Carlo Gnocchi in via Cape Celatro 66 a Milano, la celebrazione per l'undicesimo anniversario della beatificazione di Don Carlo proprio nel giorno della sua memoria. Santuario.dognocchi.it per avere la possibilità anche di visitare il bellissimo museo dedicato al papà dei Mutilatini, con tanti cimeli e il santuario in maniera virtuale. Presiederà la celebrazione eucaristica il presidente della fondazione Dognocchi Ollus, Don Enzo Barbante, e sarà la concelebrazione con altri sacerdoti, tra cui Monsignor Angelo Bazzari, che ha diretto la fondazione per moltissimi anni e che ora si occupa proprio di eh, tenere viva la memoria di Don Gnocchi. E adesso ci lasciamo con una sigla un po' particolare. Nei giorni scorsi si è svolta la prima, il primo incontro, il primo appuntamento che ha aperto questa stagione della scuola della cattedrale, un insieme di incontri sempre di altissimo livello. È stata realizzata in Duomo, noi l'abbiamo trasmessa in diretta e vi proponiamo alcune parole dell'arciprete della cattedrale, Monsignor Gianantonio Borgonovo, che abbiamo già visto nel servizio della dedicazione, che parla proprio dell'inno alla gioia di Beethoven, perché a tema era questo grande compositore in un anniversario importante, quale il 250 dalla sua morte, e l'aspetto sacro di Beethoven stesso, e allora lo sapete, l'inno alla gioia è una delle pagine musicali più straordinarie della storia, e eh, le parole furono cambiate in qualche modo da Beethoven rispetto all'originale dell'inno di Schiller, proprio per dare un aspetto più di speranza una specie di preghiera laica e poi le immagini dell'inno alla gioia eseguito dal coro dell'orchestra della scala quando venne a milano nel 2012 papa benedetto xvi l'incontro oltretutto inaugurale della scuola della cattedrale è stato organizzato proprio con il teatro alla scala e allora non mi rimane che salutarvi in questo modo che ritengo significativo e bello. Arrivederci, ciao, alla prossima puntata. Beethoven non era un deista, peggio ancora un agnostico, era un cercatore di Dio. Certo, in maniera originale, critica, non si accontentava del poco che gli... Poteva offrire forse qualche chiesa qua e là. Lui voleva arrivare a quell'oltre, oltre il firmamento, al di là del firmamento, per raggiungere quel padre che ama. E il suo inno termina così. Abbracciatevi, moltitudini, questo bacio vada al mondo intero. Fratelli, al di là del firmamento deve abitare un padre che ama. Abbracciatevi, moltitudini. Questo bacio va dal mondo intero. Gioia, splendida scintilla divina, figlia dell'Elisio, o meglio dall'Elisio, gioia, splendida scintilla divina. È per questo che Beethoven è un cercatore di Dio e lo dimostra anche nella sua musica e anche in questo inno che tra tutta la musica di Beethoven è diventato l'inno anche che unisce tutti i popoli europei nel guardare al mondo futuro con speranza.